sera abbiamo dato luce ad un tratto di strada della nostra città, in particolar modo l'illuminazione della predella di collegamento di via Cide De Gasperi, il tunnel con la strada che poi arriva alla chiesa del Preziosissimo Santo. In un video sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palumba, informa i cittadini e si rivolge in particolare ai residenti della zona che da tempo avevano chiesto al comune di provvedere all'illuminazione della bretella di collegamento tra via Alcide De Gasperi e via Lavatroia. Era quella una strada dove non c'era luce dai tempi dei lavori che furono fatti alla Ferrovia di Stato, non è mai stata data l'illuminazione. Da ieri sera c'è illuminazione, quindi c'è luce e vita in quella zona. Un intervento necessario anche per evitare gli sversamenti abusivi nella zona. Io ringrazio i tecnici del comune, ringrazio tutti i cittadini di quella zona che da tempo mi avevano chiesto, sindaco, proviamo ad illuminare anche per evitare quello che è un po' lasciare il rifiuto ingombrante sotto al tunnel su quella strada. È una strada di collegamento importantissima. Ripeto, ringrazio i tecnici e ringrazio i cittadini per aver segnalato e quindi ci siamo riusciti a dare quello che si chiedeva, che poi era una richiesta, era da parte del comune un dovere e da parte dei cittadini avere questa possibilità di questa strada illuminata.